È un momento di valorizzazione del mondo della formazione, delle competenze e soprattutto è un modo per guardare con attenzione alla nostra rete di docenze che abbiamo intorno al mondo di ECIPA, ma anche al mondo delle piccole e medie imprese che in qualche modo vogliamo accompagnare a comprendere quanto è fondamentale e quanto è importante avere la leva formativa in quanto leva competitiva. Questo è un po' l'obiettivo di questo, diciamo, festival della formazione, perché in realtà mette in rete e in relazione professionisti, piccole imprese, intermediati dell'associazione di categoria e dell'agenzia formativa che si occupa proprio di fornire formazione professionalizzante nei confronti degli utenti, che per noi non sono solo imprenditori, ma ricordo che abbiamo anche circa 12.000 cittadini e anche pensionati, quindi abbiamo una parte sociale importante che rappresentiamo e che è giusto che li accompagniamo e li facciamo conoscere qual è l'offerta formativa che siamo in grado di mettere in campo. Lo facciamo attraverso dei seminari gratuiti ed è un momento di apertura, un open space, diciamo, di conoscenza di tutto il nostro mondo. Diventa anche un'opportunità. È un'ottima opportunità di relazione, networking, di formazione, di conoscenza di possibili percorsi attivabili, ma anche una crescita personale di ognuno che partecipa, sia lato discenti che lato professori docenti.